questo. What's your idea of the drill? I'm your student. Okay. I keep doing amplification. Io attacco su due angoli e lui difende, perché non so, faccio un attacco così. Oh. Ok, so now stop. Questo è un esercizio, questa è una tecnica. That was your drill. Ah, ciclo. That was your drill. Ok. What did you achieve? Cosa vuoi aggiungere? Cosa hai acquisito con questo tipo di tecnica? Cosa ti è voluto trasmettere? What did you achieve? La capacità di gestione dell'utilizzo del roof block, della difesa. Does the roof block work? E funziona con il roof block? Does it work? Funziona? Funziona con il roof block? Il suo, cioè. Ah, beh, così proprio no, proprio. Does it work? Dinamico, no. Funziona? Vieni con il roof block. Vediamo se funziona questo rublo. Tieni solo stick. Ah, ok. Hold it here first. Ready? Ok? Now hold it right here. Ready? Yeah. Ready. You don't want to do this. Ah, certo. Why do you want, if you do this on a drill, then what are you doing? You're limiting yourself. Ti limiti. Se tu fai questi drill, sì, della vecchia, della vecchia scuola, sì, ti limiti al combattimento. Tu pensi di poter combattere, ma in realtà non lo sai fare. So when you do a drill and you limit yourself, how do you know how much power you can handle? Quanto ti limiti? Quanta forza trattieni? How do you know how much timing you can handle? Yeah. So look, if you put your hand, put your stick up here, just put it. Yeah, you want to put those, make sul bastone. If you did, just hit it here, hit that. Alto basso. Ah, okay, cool. That's okay. Cool. Okay. What did you learn? Cosa hai imparato qua? What did you learn? Che cosa pensi di aver imparato? What did you learn? No, con questo esercizio che hai fatto, tac. No, niente. Hai imparato a limitarti. You limit yourself, but listen. You can do this. Giù. If you know. Puoi fare questo se. Se sapete. If you know that you can go. Se sai solo se sai fare questo. You know that, se sai fare questo, allora va bene a fare questo esercizio, ma è funzionale alla forza, perché se non ci metti la forza durante questi drill, when you do a drill, you have to know what's real. When you do a drill, you have to know what is real. You don't know what's real, se non sapete la il reality, se non avete il concetto della reality, allora il drill non funziona. Daniele, you must have the same power when you hit the target. Yes. Here. Ocho. Yes. You must have the same power and control here. Yes. Because when you have power, you make so this bullshit, you make this in the reality, on the screen you make this. You must have the control and control it inside of the body. Here. And you must hit. And look. If you're doing a drill, look, and you're going. That's what it is. Se vi allenate facendo colpi soft, this is the drill. Semplicemente imparando una coreografia perfetta, perfezionata. You have to know you can hit it. Boom, boom, boom. Imagine. Two people coming from two different academies. Okay? The name is not important. And we make everybody the same, the same drill, okay? So, this is for fitness. But the guy comes from the other academy and make the same, okay, the same power, let's make and the same speed, but I come from a different academy and I learned to fight, and the first thing is, bam! This guy's carrying one home. Or an injury. Yes. Because the figure eight in La Torre Esprima is not for fitness. It's for survival. Okay? Hey. You must learn to hit with a heavy weapon to have the 110% control. Because when you're training with Giovanni, okay, and Giovanni said, Giovanni, hit me so hard with my stick
that I cannot pass, you stick. Okay? Look, your one stick is go a little bit down. So when I hit rear, Giovanni sit it down and my stick pass. You understand? So when Giovanni control the hit and have a heavy hit and Giovanni have a heavy hit to me, we can here and Giovanni stays. So but you have to understand that if you can do the heavy hits. Avete capito il senso del se controllate un colpo forte, potente, quindi potete fare il drill di coreografia quanto volete. In un qualsiasi momento, se io squiccio in, cioè mi metto in modalità assassino, io sono incapace di farlo fuori. I want to work out with people and have fun and sì, ma se gli altri vanno a giocare con una ragazza, con un bambino, fai questi giochi qua. Che io me lo posso permettere. I can come in and finish. Però nel momento in cui io mi metto in modalità finizione, io un colpo ti faccio fuori e devo essere capace di farlo, di controllare la forza, la potenza e il tempo. Se lui crede nel suo sinawari, e lui pensa che funzioni, I'm happy. Io sono contento per lui. Very, very happy. Molto contento. Because I know, io so che lui è talmente convinto nel suo esercizio florente. So when I go down and I do a seminar for calling people. Quindi ogni volta che io esempio vado a fare il seminario di questi che vengono a Cali, florette, no? Va bene, loro cominciano a fare queste cose, dico va bene, io gioco con loro, e poi quando mi stufo, e poi quando mi vedono che io mi metto in modalità seria, cioè non stesso loro fanno sorpresa e ci rimangono male. Allora a quel punto pensano, aspetta, forse... I'm going to learn that. Allora io so che non è questo perché funziona. I think I want to learn that. Dove lo conosci? Isn't this fun now? Bastone non andalo. They go, yeah, it's fun, but you killed me. Sì, però no, cioè a quel punto, solo a quel punto lì loro capiscono. Certo, no, non è bello, non è artistico, però è funzionale. But it's okay. I did a seminar for an Arnie's group. Una volta ho fatto un seminario per un gruppo di Arnis, del gruppo di Presas, circa 40 persone. Cominciamo con questo segno uguale. Poi all'improvviso mi sono stufato e gli ho tirato due colpi secchi. E si sono fermati. E poi ho detto, cazzo, voglio fare anche io fare questo. Sapete qual è il colpo più debole di tutti gli stili di escrima che fare la nostra? Debole? Sì. It's much more fun. È molto più bello. It's more fun to watch somebody. E guardare qualcuno che you know, e sapere. You know because what you do, you can destroy him. Che voi siete consapevoli che voi siete superiori a quelle cose. So you can always go, oh, hey, e potete anche divertirvi a prendere in giro. Tonight, after the seminar, you go to YouTube. Pick any video of Sinawari. And look this video. And when you look this video, think, what I can do to destroy this and that. The first thing that you have in your head is this. Bang! Sì.